finalmente. Ce l'ho fatta. Sono arrivato. Nuova città. Nuova vita. Addio monotonia. Addio vecchia vita. Chissà che accadrà. Non lo so. Ma sono certo che sono pronto. Sono pronto al cambiamento. Sono pronto a diventare un uomo. E lo farò con orgoglio e umiltà. Benvenuti. E ci eravamo lasciati con me che non trovavo K. L'avrò trovato? Vediamo. L'ho messo lì un attimo perché mi avete chiamato per l'ordine. Ma che avete visto per caso un ragazzo con i capelli corti, un po' come i suoi più o meno, che stava qui vicino? Ciao Yumi! Oh madonna santa! Salve! Oh mamma mia, bello! Ciao Yumi, Nicolina! Lui io non lo vedo. No, sta qui, bello lui. Fate da una carezza, ecco. Non lo vedo. Io mi piccolina, ciao! Bella, guarda là. Sembra che sorride, guarda là. Ma che bella, ciao piccolina, come stai? Oh, mamma mia. Occhio Zacca che... Comunque, torniamo a noi. Il cane è molto carino, ma io ho perso il mio amico. Mica avete visto per caso, no, eh? Mica è passato di qua, fammi andare a vedere, grazie, scusate. Grazie, Giulis. Ah, prima ho visto che si era buttato... In effetti avevo visto che si era buttato, ma io avevo capito che si era buttato dalla rampa. Ma bisogna capire dove sta sta rampa. E prima, in effetti, ho detto... Sta là, e si è buttato. Ho visto che non arrivava, mi sa che ho detto ok, è morto. Il problema è dove è morto. Giù la rampa non vuol dire niente, perché giù la rampa. Giù la rampa, dove sta la faccia della rampa? Ah, di là, oh. Devo andare dall'altra parte, dai. Oh, Gesù. È morto tutta la rampa, ma la rampa non sta là, ragazzi. Oh Madonna santa! Eccolo, porca miseria!
E mo come cacchio entro qua dentro? Da dove si entra qua? Ah, c'è il cancelletto. Oh, mannaggia a te, ma che cacchio hai combinato? Sono 3 ore che ti cercavo, mannaggia la miseria. Ci senti? Ehi, sei vivo? Dammi un cenno, un qualcosa. Mi senti? Facciamo la polizia, scusa. Oh, cosa ho sentito? Aspetta, sto chiamando la... Aspetta, aspetta che sto chiamando i medici. Sto chiamando un'ambulanza, stai buono. Correte. Chi mi ha scritto? Voglio manco guardare. Che mi ha mandato? Aspetta. Ma chi è? Oh, aspetta, stavo... Resta qui con noi, eh. Resta qui con noi, non mi schianta qui, eh. Andiamo all'ambulanza, magari non ci vede. La sento, ma non la vedo, dove sta? K. Cerca di stare in vita, mi raccomando, non ci dobbiamo morire qua. Dottore! Dottore, 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 corra, corra, corra. È caduto dalla rampa là sopra, annaccia la porchetta. Ce la farà? Oh, ecco. Mamma mia. Va bene. Io me l'ho preso una botta. Spaventare. Sta meglio. Oh, mio Dio, mannaggia la miseria, mannaggia te. Vuoi stare attento a quello che fai o no? Io posso andare? No, te la ringrazio. Salve. Arrivederci. Mi ha salvato la vita, grazie. Grazie. Te menerei a te. Che mi metti le mani in tasca? No. Perché sto qua? Sei caduto dalla rampa, genio. Come ho fatto? Non sono così scemo, dai, a cadere. Perché sono... Andiamo via, dai. Cioè, perché sono... qua c'è l'armeria, ma perché? Che stai a fare qua? Che dovevamo fare qua? Andiamo via. Te lo spiego come andiamo, no? Aspetta, fammi fare la cosa balistica. Andiamo, dai. Ma c'è gente che me lo fa fare? O devo darmi a piedi e pugni? Magari. Perché è morto sto cristiano, poverino? No, no. Povero. E siamo di nuovo qua. Salve. Salto il mio amico, le faccio pubblicità. Va benissimo. Aspetta. Amore mio. Allora, prendi C4 e bomba a mano. Devo fare la seconda prova per il porto d'armi. Ma dove qua? Deve chiedere al mio collega qua. Vice direttore. Il direttore? Termini tic tac buono, vai. Abbiamo sessanto un mese di pensieri. Alex? Chissà se qui c'hanno i municiccioli qua. Ma è una prova balistica. Io sono un dipendente normale, quindi non posso fare questo. Dove stavo la vita? Prima che io gli
Aspetta, eccomi. Qui, caro. Questo mangi, signore mangi. Dovrebbe parlarle. Ok. Nando. Prego, prego, venite, venite. Come stai? Nando, come mai la porta è aperta un'altra volta? Non lo so. Matti, matti. Ok. Ditemi tutto. A volte c'è un po' da mettere un po' d'olio là, mi sa. Il test balistico deve fare. Esatto, il test balistico. Ok, prego, venga. Harold, ci sei. Oh, vai! Senta. Venga pure con me. Sì, sì. Lo mangiamo come una, uno schifo. Sì, mi mostri okay. Anche la carta d'identità. Passo test balistico. Ok, un attimino solo che compilo il modulo, eh. Eccomi qua, le faccio la fattura, venga pure. Ecco a lei e poi procediamo con il test. Perfetto. Indossi pure le cuffie che sono lì. Un secondo. Vediamo come spara. Sono curioso di vedere che combini, vai va. Vediamo, vediamo. Perfetto. Allora. Il test balistico consiste in... Ma gli facciamo una foto, raga. Montata, lei la deve montare, caricare e sparare i bersagli in ordine da sinistra verso destra. Facciamo un tweet. Includendo anche i due in fondo. Ok, fino a quando le munizioni all'interno del caricatore non saranno esaurite, lei continuerà a sparare. Una volta che le munizioni saranno esaurite, scaricherà l'arma e la smonterà e la darà indietro a me. Ok. Ok. Il suo numerino preferito 160. Aspetta, aspetta, vieni qua, stanno al poligono. Vieni con me. Ok, rimonti l'arma, la ricarichi. Già, manca come si fa? Non lo sa? No, sì, lo sto facendo. Sì. Vediamo. Lo devo mettere per una cosa. Vai, che mo ti faccio una bella foto, vai. Ma cosa si fa qui dentro? Sto guardando il mio amico lì che vede. Ah, Ammirico insieme a me, ammiri pure. No, sono un amico del... No, no, il signor Antonio. Io? So. Sì. Sono il signor Antonio. Mamma mia, che brutto. Parare, eh? Sì, sì, da sinistra brutto. Verso destra. Ah. Più veloce. Cazzo sto facendo. Perfetto, la smonti e me la ridia. E va. Che pa. Dai. Ok, vabbè. Perfetto. E niente foto.
Bene, bene, l'abbiamo fatto il documento, deve solo passare in centrale a ritirare il porto danni, mostrando questo documento. Va bene? Bene. Grazie mille, arrivederla. Anzi, grazie a lei. Andiamo. Cosa è andato? È chiaro. Ragazzi, troppo geloso, c'è tutto bene. Arrivederci, arrivederci. Scusate, ma io di te sono andato. Dove vai? Oh. Che c'è? Andiamo a prendere il posto d'armi. Non so che sei geloso perché sei andato meglio di te. Vabbè, ma lì da un maschio, non c'è nessuna... Cioè, non c'è niente da lamentarsi, dai. Cioè, non ti devi ingelosire. Sazzi. Veramente, come sono andato? Sono un mostro. Che arriva per ultimo, fai del puzzo. Andata là, come corre. Ma l'ho chiusa la macchina, secondo me non l'ho chiusa. Guida tu, dai. Guido io? Sì, sì. L'apri. Sarà chiusa. No, vabbè. Apri. Fai una cosa, no? Vai mo, entra mo. Come fa a salire? Guarda, fammi fare una cosa. Sì. Prova. Neanche. Spostati. No, ma cazzo qua. Aspetta, togliti, sposti. Entra. Aspetta. Che cazzo c'è sta mai? Sì, con qua muovo. Chiudi, apri. Che cazzo? Non ti fa entrare. No. Prova. Ah, okay. Prova mo. Vai. Ah, non va così. Come sgomma con la ruota davanti qua? Anteriore. Trazione anteriore. Bella preppi. Grazie per l'oste. Chi c'è? Ci siamo tutti, ma anche tu, dai. Tutti no, vabbè, siamo io e K. Se vieni, ci fa piacere. Vuoi mettere il posto? Cerchiamo di fare qualcosa. Se non vieni, non riusciamo mai a fare niente. Dobbiamo prendere la casa. Dobbiamo cominciare un poco a mettere i soldi da parte. Sì, non è i miei pensieri un secondo. Stai buono un secondo. Andiamo un pochino. Ma c'è l'armeria, l'armeria. Dovevi andare tu. Compriamo il porto d'armi e andiamo via. Vai a fare il porto d'armi, no, andiamo qua. Ma lui si fa il porto d'armi un attimo, raga. E poi vediamo un attimo questi soldi, quanti ce l'abbiamo. Perché Samuel ce l'ha. Quanti soldi ce l'ha Samuel? Se riusciamo perché a trovare Samuel non c'è. Non ha loggato. Non so quando logo.
Vediamo un po' che esce fuori. Speriamo che entrano stasera. Se non entrano, non so che cacchio fare. Cioè. Io vorrei mettere su una bella rapina. Bella, fatta bene. Ma che ne è? Ma sta qua. Tutto a posto? Tutto a postissimo, aspetto un amico, grazie. Va bene. Arrivederci allora. Arrivederci. Arrivederci. Ok, sì. Un po' sta fermo. Come non so, manca il volante. Vabbè, scherzo ovviamente. Andiamo, Preppi, che dice? Preppina. Chi c'è, c'è, chi non c'è. Non c'è. Salve. Salve. Prego. Signore. È normale che ha parcheggiato qua? In realtà, come vede, non ho parcheggiato io. Il mio amico ha parcheggiato. Era un attimo nei miei pensieri. Vabbè, che lui riesce... giustamente su 16 strisce, lui dove se lo ammette? Vabbè, esatto, ma la dietro c'è un parcheggio intero. No, guardi, guardi, no, ma lei, guardi, lo aspetti. Perché così impara, perché questo è indisciplinato. Io erano i miei pensieri, capisce? Ma gliela sposto, Va benissimo, va benissimo. Com'è il suo amico? No, ma glielo dico io come esce. Che deve imparare un po' la legge come funziona. Può spostare lei? Grazie mille. Assolutamente sì. Ma ste cose ti metti in difficoltà, cioè. Grazie mille. Di nulla, di nulla. Comunque bisogna rispettare delle regolette, cioè non puoi fare certe cose perché non ha senso. Ho 30 secondi nei miei pensieri, intanto non rendi sensato il gioco. Cosa che poi, ma poi che cambia da qua a là? Perché la metti là? Cioè non le capisco se... Lo ammazza. Ma che tossa voglio? Andiamo a botte, insomma. Aspettiamo lui che esce dalla cosa qua. Scusi? Sì, dica. Non può parcheggiare qui.
Non posso parcheggiare qui. È perché qui è riservato alla polizia. Il suo agente, un suo collega prima mi ha fatto mettere qua. Vabbè, io mi sposto, dove mi metto? Si vedeva dall'altro lato. Ah, di là? Vabbè, no, perché mi ha detto sì, che grazie. Sì. È quello lì il parcheggio. Ah, vabbè, vabbè, aspetta. Hai contanti? Scendo, mi sposto, eh. Sì. Vabbè, prendo. Vabbè, adesso ho fatto un parcheggio. Non so bello, è da là, eh? Non so se questo è l'effetto dell'auto o... Ma che? Chi si è sentito male? Non è che è lui, oh. Ah no, madò, mamma mia, oh. Sono di zuccheri, pensavo che era troppo, pensavo che eri tu. Troppo comina, mamma, troppo. Aia. Come? Troppo comina. Sì. Aia. Ma gente, tutto a posto. Cioè, bisogna di mangiare e di bere, no. Ma che è successo? Ok, dove sta? Sarà svenuto. Un dongolo di zuccheri. Ah, ecco, sì. ecco, trovato. Mio. Sì, io pensavo che era il mio amico lì che si era sentito male. Ah, no. Speravo. No, no, io direi sì. Ma chi sei? Chi sei? Sono un amico di quel signore lì. L'ho visto a terra adesso, chiedevo. Ah, ok. Oh, ok. Dottore, come sta? Bene. Oggi sta in piedi, ha visto? Sono per oggi, sì. Ha ragione. Ogni tanto sta in piedi. The Steel? Ma... Venga un attimo, agente Steel. Vabbè. Che cosa? Che successo? Io non lo so, ne... allucinazioni strane sono oggi. Vabbè, io vado. Ma sa che cos'è? Vede lì il sole che riflette sull'ascensore? Uh-huh. Quello che secondo me... Ah, beh, è troppo sole, capisce. Bagliore, occhiali da sole. Magari mannaggia. Sembra che si gira di scatto e allora magari e quindi le prende sotto, mi viene mal di testa. Sono piccolezze che uno alla fine. Esatto. Dopo Gigio qua finito ancora, no, vabbè. Andate via. Come? No, dico stavo... arrivederci, ho sentito, no? Non pianga, gente. Ho sentito arrivederci, dico. Sì, il medico. Ah, l'ho visto. Com'è oggi città? Tranquilla, com'è? Beh, è abbastanza tranquilla, dai. Un poco tempo fa, quindi... Comunque devo dire che da cittadino fa piacere vedervi belli attivi, eh. Cioè, presenti molto, 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 molto. Ah, certo, certo, immagino. È giusto così. È giusto, sì. Se no, chi ci pensa a difendere la città dai malviventi? Esatto, esattamente. È fondamentale il vostro lavoro, è fondamentale. Bel casco, fondamentale, sì. Sto facendo una cosa lunga. Aspetta. Giustamente anche quello dei medici non può mancare. Ah, beh, sì. La vita è tutto, loro. La vita è tutto. È importante. Se non ci fossero loro, spesso non ci saremmo neanche noi. È tutta una catena. Esatto, ci aiutiamo a vicenda. Sì. Questo qua è come funziona l'economia mondiale, in pratica ci aiutiamo tutti a vicenda. Bravi, esatto. Signora aveva bisogno? Chi? Ah, no, io no. Veramente sto con il signor Trombetta lì. Sì. Ah, è Vito Trombetta lui? No. Si chiama Kevin. Kevin Trombetta? Kevin Trombetta, sì. Anche io mi chiamo Trombetta. Davvero? Sì. Ma che cazzo? No, lo giuro che... Cioè, io così. Vabbè. Scusi, ma lei chi è che mi insulta? Mi chiama Kevin Trombetta. No, io mi chiamo anche Trombetta. Signor... No, lui, ma no, non dico te, lui.
Chi ma io? Sei un cretino. Potete dico cretino pure davanti a quattro agenti, perché sei un 5, che sei un cretino. Scusate, non volevo. Ecco. Gli amici si ha confidenza, insomma. Ma sì, okay, ma sì. Ok. Si scherza con lui, fa il burlone, io la prendo in giro. Beh, ci vuole, se no. No, non mi chiamo trombetto, mi chiamo Kevin. Bisogna essere allora, nella vita bisogna essere seri. Bisogna essere seri, però non proprio esageratamente. No, e se no, uno se è serio tutto il tempo si rompe il cazzo. Ma che noia. Bisogna scherzare sempre. Ma se no, è proprio una cosa. Cioè, come si vive? Buona autodifesa. E non lo utilizzi per cose. Ma quello gli cade pure da mano, pistola, che si no, dove sta guardi, se la criminalità fosse tutta come lui, staremmo a posto, guardi. Okay. Va bene, signore, allora... Mamma mia, guarda. Aspetta che deve pagare, dove va? Mi scappa. Di illegale c'ha solo i pantaloni, con le pantofole a grigio. Quanto mi diverto con lui, guarda. Sembra Kojak. Dove cazzo vai con sto giù? Kubo. Kebab non ne abbiamo qui. Questa è una stazione di polizia. Abbia pazienza. Vuole il kebab? Pensi lei come sto messo. Mannaggia. Ma c'è piena oggi la caserma. Allora ho messo una copia. La caserma. La oggi sì. A quanto pare c'è soltanto un andam in giro. Viva. Siete tanti però, eh? Bene. Una per i criminali per oggi. Siamo tutti qua. Ah sì? Hanno fatto una bella... Vabbè, vai con... Polizia. Cioè, Bobby Carto non so in realtà cosa è successo, anche perché io non sono, sono orientato in servizio poco tempo fa, quindi... Cioè, ah, io ero fuori città, c'era un traffico enorme, ma sono arrivato poco fa, anche io, cioè un'oretta fa. Non, so, non ho sentito niente. No, ho fatto. Giornali, zero, tutto niente. Non ho visto. Aperto, open bar, ciao. Quanto fa? E vabbè, io vado. Arrivederci. Arrivederci, grazie per la chiacchiera, è stato un piacere. Arrivederci, gente, buon lavoro. Bravo. Vuoi venire, vieni, se no ti lascio. Cioè, quella è la mia macchina, vuoi venire, vieni, se no ti lascio. Ma dove va che è chiusa, stupidas? Andiamo. Dai, entra, dai, entra. Vai di là. Allora, adesso siamo entrati. Ma tu sta facendo a merda. Che fa così? Le macchine di merda. Mamma mia. Aspetta un attimo. E non mi fa entrare. Cioè il telecomando che secondo me non va bene. Sta fermo un attimo. Ok, sto fermo. Prova, mo entra. Ma che si è attaccato alla portiera? Prova. No. Vai mo. Ah sì, vabbè. È rotto. Vabbè, andiamo. Sta la cintura. Ai ai ai. Andiamo là, sta l'open bar. Ma appena fatto il porto d'armi. Hai fatto... è completo? Sì. Andiamo a cattare visto, forza. Quali sordi? Quante c'hai? Allora, guarda qua, ma ti dico dove sta la vendita dell'eroina. Non mi interessa, papà, non mi interessa. Quanto c'hai? Allora, qua a sinistra, precisamente così. Scendi qua a sinistra. Sì, quanto c'hai? 20.000. Ma pistola, quanto costa? Non lo so. Ma no, cioè, se no, no. Ah, pistola, no, ce la facciamo, ti do io 10.000. Pistola costa 30.000. Non la voglio. Ti serve. Non hai capito. Non la voglio per fare la rapina. Te lo dico già da mo. La pistola la devi avere comunque, non hai capito? Se devi stare con noi devi avere la pistola, punto fine. Sì, ma non voglio fare le rapine.
Ma non esiste, non voglio fare rapina, sì. Perché se no ti rispondo, io non voglio fare. Non voglio fare droga, che cazzo vuol dire? Ok, non facciamo la droga allora. Che facciamo? Cioè, sì, minatori, ma non vogliamo fare i minatori. Cioè, dobbiamo fare sta storia, rendiamola un poco più. Ho capito, facciamo anche quello, tutto. Facciamo anche quello, però non è che può fare solo kill, tipo. No, poi non sto facendo solo quello, appena, no, io voglio dire questo, guarda, ascoltami un secondo. Io, noi ci stabiliamo e tutto, abbiamo soldi, tutto, che in caso se li perdiamo non è che ci pesano così tanto di averle. Ho capito, ma questo io ti sto parlando di rapine fatte non adesso, quando abbiamo una casa, quando abbiamo un po' più soldi, eccetera. Vabbè, sì, appena avremo andando per tutto. Tira. Fa che? Barra, l'ho detto. Open barra. Non c'è più una cosa. Certe volte K ha proprio delle idee strane, comunque. Bah, vabbè. Comunque, siamo arrivati al tequila. E qui, quello che succederà, lo vedrete nel prossimo episodio. Grazie a tutti. Ciao, belli.